Ciao a tutti, volevo parlarvi di quello che è successo ieri a Gaza, con quegli 60 e più morti, circa 2000 feriti. Ecco, le dimensioni di questa tragedia, prima di tutto dovremmo cercare di riuscire a cogliere, perché se i 60 morti possono sembrarci pochi, 2000 feriti vuol dire che sono 2000 persone a cui è stato sparato. Ecco, cerchiamo di inquadrare questi numeri nel contesto. E qual è il contesto? Beh, il contesto è, si dice, un conflitto. In realtà questo conflitto è abbastanza impari. Da una parte hai persone che protestano, disarmate, con pietre, fionde. Hamas non c'entra assolutamente nulla, anche se Hamas avesse spinto la gente a protestare, comunque queste erano persone disarmate. E dall'altra hai un esercito armato fino ai denti che spara su queste persone che cercano di sfuggire dalla prigione a cielo aperto in cui sono confinate da questi altri. Ecco, com'è che i mezzi di informazione hanno riportato questo? Alcuni ho visto, ho guardato le prime pagine di alcuni siti web, ho visto il Fatto Quotidiano, La Repubblica, tutto sommato, secondo me, danno una descrizione abbastanza corretta degli eventi e li mettono col dovuto risalto. Ecco, il Corriere della Sera e altri mainstream internazionali, tipo il New York Times, riescono a parlare di questa notizia senza dire chi ha sparato, senza dire che sono i soldati israeliani che hanno sparato. Parlano di morti, sembra quasi se c'è stata un'epidemia a Gaza, si parla di morti senza attribuire nessuna colpa. Ecco, vi invito a guardare il sito del Corriere, vi metto il link a un paio di notizie, ma potete voi stessi aprire la prima pagina del sito e rendervi conto di quale prominenza molto bassa abbia la notizia e anche di come venga descritta, perché veramente secondo me questo è un capolavoro di giornalismo, come riuscire a stravolgere o a nascondere i fatti. Ecco, al Corriere piace parlare di errori. Sarebbero stati commessi dei gravi errori? Ecco, grave errore, ma forse il Corriere considera che sparare a più di 2000 persone disarmate sia un errore? Mi sembra veramente una trovata giornalistica geniale. Davvero, sparare a persone disarmate è un errore. E dopo cosa che voglio dire? Pensiamo un attimo al silenzio che ha ricevuto questa tragedia. Silenzio non tanto mediatico, perché non si può ignorare, quanto politico. Vabbè, noi in Italia in questi giorni abbiamo la formazione del governo, però comunque una parolina i politici potrebbero spenderla anche su questo, Ma in generale, anche in ambito internazionale, c'è stato davvero un silenzio assordante su tutta questa vicenda. E a questo punto io vi invito invece a fare il solito gioco mentale. Ma se una cosa del genere fosse successa in Siria, in Iran, oppure anche in Russia, se in una manifestazione a Mosca la polizia avesse sparato sui manifestanti, uccidendone 60 e ferendone più di 2000, circa 2000. Ecco, di cosa parlerebbero i giornali? Di cosa parlerebbero i politici, soprattutto? Sicuramente si parlerebbe di sanzioni di qualche tipo, potrebbe essere come minimo l'interruzione dei rapporti diplomatici, ma come minimo
probabilmente ci sarebbero sanzioni economiche. Nel caso della Russia ci sono già, per questioni molto meno gravi. Pensate un po', la Crimea è stata annessa senza che fosse uccisa una sola persona. Ecco. Questo è l'esercizio che vorrei sottoporvi. Provate un po' a pensare e chiedetevi se noi, come occidentali, abbiamo il diritto di criticare altri paesi, visto come chiudiamo gli occhi di fronte a queste tragedie, a queste vite umane. Vabbè, buona giornata, ciao.